In dirittura d'arrivo ad Agropoli la procedura per l'avvio dei lavori del commissariato di polizia nella città Delfina. L'ente, amministrato dal primo cittadino Roberto Dalipassi, infatti a breve concluderà le procedure di affidamento della gara alla società aggiudicataria. Sentiamo ai nostri microfoni le parole del sindaco. A giorni concluderemo le operazioni tramite la CUC di affidamento dell'appalto all'impresa aggiudicataria della gara, dopo diverse vicissitudini burocratiche e amministrative che ha vissuto questa vicenda, in primis qualche tempo fa con le problematiche avute con la sovrintendenza ai beni archeologici, poi si è riusciti finalmente appunto ad arrivare al bando di gara. Oggi siamo appunto in dirittura d'arrivo con l'aggiudica definitiva dell'abbando di gara e la consegna, la stipula del contratto di appalto e la consegna dei lavori. Quindi posso affermare che da qui a fine mese, massimo i primi giorni di settembre, potremo ufficializzare la data di posa della prima pietra e quindi poi Agropoli effettivamente potrà, appena terminata questa importantissima e attesissima opera, potrà finalmente dire che per la prima volta nella storia appunto Agropoli sarà dotata di una sede di un commissariato di polizia, un presidio di sicurezza appunto atteso in città, voluto fortemente dal sottoscritto e da questa amministrazione. Abbiamo contratto in mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, abbiamo acquisito l'area dove realizzarla. Adesso siamo veramente agli sgoccioli per poter iniziare definitivamente i lavori. Ecco, la cosa importante è proprio di un presidio di sicurezza, insomma, la strategia del commissariato si sposa anche, insomma, con l'installazione di nuove telecamere di videosorveglianza e garantisce, diciamo, più sicurezza anche per le periferie che, diciamo, negli ultimi mesi purtroppo sono state colpite da alcuni reati predatori importanti. Sì, è così, hai perfettamente ragione. Il tema della sicurezza è un tema particolarmente sentito in città, come in tutte le città, ed è giustissimo che sia così, ma anche un tema che da questa amministrazione ha attenzionato al massimo livello fin dai primi giorni del proprio insediamento. Sicurezza intesa sia in senso di sicurezza stradale, sia in senso di sicurezza in senso lato, perché la percezione di quella sicurezza che si ha in città, della tranquillità che si può vivere senza avere il timore di subire furti, di subire aggressioni, eccetera, eccetera. E questo settore, ripeto, è stato particolarmente attenzionato da questa amministrazione. Appunto, abbiamo poi nel 2022 partecipato al bando ministeriale appunto per l'installazione, per poter ottenere il contributo per l'installazione di nuove telecamere in città. Siamo riusciti vincitori di questo contributo. Nel frattempo abbiamo monitorato, manutenuto le telecamere già esistenti e in città, ne abbiamo installate comunque qualcun altro a spese del bilancio dell'ente, perché abbiamo installato delle telecamere alle cosiddette targa system, cioè lettura targa che monitorano gli accessi in città e fanno un importantissimo lavoro di verificare i veicoli che circolano senza revisione, senza assicurazione, che poi possono essere appunto un danno, un pericolo per chi guida e anche per gli altri.